il vescovo che da 25 anni dice qualche parola a questa assemblea, alla diocesi di Avvenga Imperia, alla chiesa particolare di Avvenga Imperia, se al mio posto ci fosse San Leonardo, non vi direbbe altre cose, se non quelle che egli ha predicato continuamente. Vi parlerebbe certamente di Cristo crocifisso, ma perché? Parlando di Cristo, bisogna per forza riferirsi a Cristo crocifisso, voi non dimenticando che Cristo è nato in carne umana dalla Vergine Maria, si è davvero fatto uomo, si è davvero incarnato, non dimenticando neppure una delle parole della sua predicazione, ma contemplando continuamente il mistero della sua passione e della sua crocifissione e della sua morte sulla croce, perché è lì che si adempia perfettamente il mistero della redenzione del mondo, il mistero della redenzione dell'uomo. Ecco perché l'Apostolo Paolo, ma qualsiasi buon predicatore di Cristo, deve dire: io non pretendo di conoscere nulla, nessuno, se non Cristo e Cristo crocifisso. Attardiamoci ancora un momento, carissimi fedeli, sulla seconda lettura, perché lì la parola di Dio attraverso l'Apostolo Paolo ci dice davvero che cosa Dio vuole realizzare per noi, per l'uomo, per le sue creature, per la sua creatura. Ma realizzarlo in Cristo Gesù, nel diletto suo Figlio, e nel suo Figlio nato dalla Vergine Maria in carne umana, che ha predicato, che ha annunziato il Regno, che ha mandato i suoi discepoli a fare altrettanto, che ha mandato definitivamente i suoi apostoli perché la sua parola non venga meno.